Vediamo oggi 6 esercizi propedeutici per imparare la kip. Utilizzo un elastico, braccia distese sempre ovviamente, addominali in contrazione, glutei stretti, tiro le braccia verso le cosce e mantengo qualche secondo la posizione. Più l'elastico è resistente, più sarà difficile l'esercizio e mi servirà sempre di più. Ok, secondo esercizio. Allora, come vado ad appendermi con le braccia quando devo fare la kip? Spesso vediamo, soprattutto quando siamo alle prime armi, gente che si attacca con le braccia piegate e perde tutto quanto lo slancio, oltre a eseguire i movimenti in maniera scorretta. Invece, il petto deve stare in chiusura, le braccia sempre distese e le spalle devono essere sempre in spinta, i polsi reattivi. Partiamo da questo esercizio semplice semplice. Spingo via lo saggio. Abbraccia, stavo capottando, completamente tese, quindi è questo, non è questo. Questo non mi serve a niente. Questo, spingo via. Benissimo. Terzo esercizio per imparare la kip, ci spostiamo di qua. Utilizziamo un bastone e simuliamo la kip partendo dalla posizione supina. Quindi il bastone dovrebbe simulare lo stadio delle parallele. A questa posizione mi chiudo il libretto e infilo i pantaloni. Faccio vedere un'altra volta, mi chiudo e scivolo avanti. Aggiungiamo una difficoltà, l'arrivo in squadra, perché faccio fare l'arrivo in squadra per aiutare poi quando siamo al termine della kip, la kip finisce in questa posizione, quindi in chiusura, per poi poter proseguire con uno slancio in verticale e tutto quello che ci sarà dopo l'esercizio. Quindi un esercizio utile a capire questo meccanismo potrebbe essere sicuramente questo. Io adesso in mano degli stagini, ma potete prendere anche magari il bastone. Chiusura libretto, appoggio, abbraccia distese, salgo in squadra. Lo riproviamo. Adesso io sono un pochino scomoda qua, ma non importa. Abbraccia distese, salgo in squadra. Ok. Torniamo sullo stagio della parallela per il quinto e sesto esercizio propedeutico. La salita a braccia distese. In chiusura. In chiusura. Vi faccio vedere l'errore che spesso si vede quando qualcuno a tutti i costi vuole salire in kip. Si sale a braccia piegate e poi si cade anche in avanti. Invece la salita corretta, tutto il corpo in massima tenuta, braccia tesissime e arrivi in chiusura. Dopo aver fatto questi esercizi passiamo all'allungo. Beh, mi sposto questo che sono abbastanza alta, sono appunto per terra. Quindi ora mi attacco alle parallele, come abbiamo visto prima, con le braccia distese e aggiungiamo l'allungo. Devo arrivare al massimo allungo del bacino. Errore che spesso si vede, o la ginnasta spancia, quindi va oltre, oppure rimane squadrata e poi non riesce a recuperare i piedi e arrivare su all'appoggio. Questi sono 6 esercizi propedeutici, secondo me molto utili per imparare la kip. Provate e fatemi sapere se sono stati utili. Ciao ciao, al prossimo video!